Giorno di premiazioni al Festival Internazionale del Cinema di Salerno, che questa mattina ha ospitato uno degli attori più amati del cinema e del piccolo schermo, Emilio Solfrizzi, invitato al Cineteatro Augusteo in occasione della proiezione de Il Piede di Dio, per il quale ricevuto dal presidente della rassegna Mario De Cesare e dall'assessore provinciale allo sport Antonio Iannone il riconoscimento quale miglior attore per la sezione lungometraggi. Oltre a Solfrizzi sono intervenuti in sala il regista Luigi Sardiello e gli altri attori del cast Rosaria Russo, Filippo Pucillo, Paolo Gasparini, Antonio Stornaiuolo. È stato un vero e proprio successo il Festival Internazionale del Cinema di Salerno, che ha visto la presenza di oltre 6.000 persone e la partecipazione di moltissime scuole provenienti dall'intera provincia. Anche quest'anno al Festival sono state presenti le maggiori case di produzione cinematografica italiane ed estere, confermando ulteriormente la sua dimensione internazionale.